Questo che trattiamo stasera per me è un problema di primaria importanza, poiché riteniamo come artigiani di proporre o comunque mandare avanti un discorso di possibilità di soluzione della crisi che stiamo vivendo con un concentrato di formazione specifica per quanto riguarda i ragazzi, gli uomini e tutte le persone che sono nel mondo del lavoro o che dovrebbero diventare partecipanti al mondo del lavoro. Quindi diciamo che noi ci poniamo dal punto di vista anche qualitativo del mondo del lavoro, anche perché riteniamo che se noi proponiamo una specializzazione, una sorta di qualifica, un modo di fare lavoro diverso da quello che ci viene chiesto normalmente o che siamo abituati a fare, possiamo ricavarci la nostra nicchia e il nostro angolino per poter andare avanti. Non siamo abituati a dover trattare argomenti che ci fanno piangere addosso, ma perché i confini ci portano via il lavoro, questo, quell'altro. No, vogliamo controbattere con delle proposte concrete, perché l'artigiano, voi sapete benissimo che non è un parlatore, io non sono una dimostrazione, ma è una persona che fa le cose concrete. A piccoli passi vogliamo cercare di andare avanti, ma andiamo avanti comunque. La piccola impresa è il fulcro dell'economia, è la base dell'innovazione, perché nella piccola impresa ci sono le idee, poi magari vengono adottate da grandi imprese, ma sappiamo perfettamente che il piccolo artigiano è fucina di nuove idee, di innovazioni, magari con scarse possibilità economiche o comunque possibilità di espansione, perché non ha la struttura per poter portare avanti questo discorso. Però noi riteniamo che veramente la piccola impresa non è un numero come l'operaio di una grande azienda, ma è una persona che vive del proprio lavoro e che deve portare avanti un discorso di socializzazione del lavoro, di integrazione del lavoro, di sussidiarietà del lavoro. E qui mi riallaccio ai paracadute che aveva elencato prima Catalano, dicendo che vanno benissimo tutti i paracaduti, però devono essere correlati da un reinserimento nel mondo del lavoro. Devono essere di supporto momentaneo, non possiamo adagiarci su dei paracadute che non abbiano un termine, non abbiano una fine, comunque non abbiano uno sbocco per quanto riguarda il mondo del lavoro, il reinserimento nel mondo del lavoro. Ci sono state, oltre alle cose che diceva prima, anche delle proposte che si chiamano borsa lavoro, per cercare di fare in modo che la dignità della persona che ha perso il lavoro e non è stata reinserita nel mondo del lavoro non percepisse un piccolo aiuto, che poteva essere piccolo o grande a seconda delle esigenze, ma che fosse un aiuto finalizzato a un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro. Ecco, io ci terrei molto a riuscire a esprimere questa cosa, che la capacità di una società di poter andare avanti è quella di poter proporre un reinserimento nel mondo del lavoro, perché il lavoro è dignità, il lavoro dà la possibilità alla persona di esprimersi e di potersi realizzare.
Quindi noi come artigiani stiamo portando avanti un discorso che tra l'altro è già stato portato come esempio dal sindaco per quanto riguarda la formazione dei ragazzi, quindi l'identificazione anche delle esigenze dei ragazzi nel mondo del lavoro. Ci siamo forse un po' dimenticati del fatto che il ragazzo ha delle esigenze diverse da quelle che possono essere le esigenze di un genitore. Noi siamo abituati adesso a pensare che il nostro figlio, la nostra figlia, è molto meglio vederla dietro una scrivania con un computer davanti, mentre invece il discorso che facciamo noi artigiani è quello di dire: è bello anche sporcarsi le mani. L'autoriparatore che sistema una macchina, permettetemi la banalità del discorso, ma voglio che sia la mia espressione di popolarità del mio discorso, perché non voglio fare discorsi pindarici, voglio proprio essere concreto. Il fatto di poter riparare una macchina, di poter intagliare un pezzo di legno, di poter riparare un impianto elettrico, qualsiasi altra cosa, deve essere un volano per poter andare avanti, deve essere una cosa che incita il ragazzo, ma incita prima di tutto la famiglia a volere che il suo ragazzo faccia queste cose che lui ritiene opportuno fare. Ecco, noi da un po' di tempo a questa parte ci siamo dimenticati che l'esigenza del ragazzo non è più messa in primo piano. Vogliamo sempre dirgli: fai questo perché ti troverai bene, ma magari non è la sua esigenza. Allora, l'obiettivo che noi abbiamo nella formazione è quello di esprimere tutte le peculiarità di qualsiasi tipo di lavoro artigianale o quant'altro, ma di poter capire questa possibilità del ragazzo di esprimersi in quel tipo di lavoro che lui ritiene giusto. D'altro canto, io mi ricordo che quando ero ragazzotto io, i genitori che vedevano un ragazzo di 14-15 anni frequentare una scuola di mestiere, veniva indicato come una persona che, attenzione, questo qui sarà un bravo lavoratore perché sta frequentando questo tipo di scuola. Cioè, l'opinione della famiglia era quella di valorizzare il ragazzo che andava ad apprendere un mestiere. Questa cosa si è persa. Noi nella Bergamasca abbiamo delle eccellenze che si stanno perdendo. Non vorremmo perdere queste eccellenze solo per una moda momentanea che potrebbe essere quella, come dico sempre di solito, delle veline o dei tronisti. E questo è l'obiettivo, perché l'indagine che ci ha portato a dire queste cose ha avuto queste risultanze. Però questo per dire che la possibilità di un ragazzo di potersi esprimere valorizza il lavoro che andrà a fare e valorizzerà sicuramente la società in cui vive, poiché la soddisfazione personale di poter fare una cosa che gli piace, sicuramente gli peserà la metà, potrà trasmettere questa passione anche agli altri. Quindi riteniamo che la piccola e la micro impresa sia comunque la culla di un'economia che può trascinarci fuori da questa crisi. Naturalmente non senza sacrifici, però il sacrificio, se è ponderato e valutato e poi condiviso, secondo me è più affrontabile e più superabile. Grazie.